Accendi la pace è un musical ideato da Titti Marzano, presidente dell'Isola che non c'è, l'associazione no profit che si occupa di ragazze diversamente abili, in collaborazione con la LIDU, Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo. È messa in scena insieme agli studenti dell'Istituto De Filippis Prestia di Vibo Valentia e ai ragazzi che partecipano al progetto SPRAR del Comune di Mileto. Il tutto con musiche dal vivo. Ed è stata proprio l'idea di pace che ha caratterizzato tutta la serata, arricchita anche da interventi di alcuni ospiti. In effetti questo musical che abbiamo realizzato era un'idea partita da circa un anno fa e poi c'è stata una fortunata serie di coincidenze. Io non credo nelle coincidenze, per cui penso che sia stato l'evolversi naturale delle cose. Per cui abbiamo avuto questa convenzione con lo SPRAR di Mileto e quindi abbiamo avuto questi ragazzi fantastici stranieri nigeriani e i ragazzi di scuola che si sono prestati. Quindi è diventata una cosa partita con poche righe, con poche battute, con poche canzoni che poi mano a mano è andata ad espandersi. I ragazzi sono stati bravissimi e hanno partecipato in modo consapevole. E i ragazzi sono stati felicissimi, anche perché diciamo che il primo atto verso la pace è stato compiuto proprio durante la lavorazione del musical, perché alcuni di loro, vedendo quello che si vede in TV, leggendo sui giornali alcune notizie, avevano parecchi preconcetti nei confronti dei ragazzi che venivano da altri paesi. E invece nella costruzione di questo musical è nata una splendida amicizia, quindi diciamo che hanno pienamente compreso quelli che erano i messaggi che volevamo trasmettere. Ci auguriamo che questo messaggio possa essere portato all'interno delle scuole. A seguire un mini concerto di Gianfranco Riccelli, cantautore e musicista molto stimato soprattutto a Bologna, dove ha fondato una band prodotta da Francesco Guccini. Riccelli è un ex colonnello dei Carabinieri di origini calabresi che di guerra ne ha viste tante, avendo partecipato ad almeno una dozzina di missioni all'estero e a buon ragione ha potuto dire la sua sulla pace. Infine la presentazione del nuovo testimonial dell'associazione, Ruggero Pegna, organizzatore di eventi e scrittore, subentrato al compianto Giacomo Battaglia.